Giornate della sostenibilità. Think more about. Su invita del Terra Institute Bressanone, il Centro Convegni di Novacella, la Libera Università di Bolzano e l'Università di Innsbruck si incontrano dal 19 al 22 maggio 1500 persone a Bressanone e Novacella e si occupano del tema sostenibilità, l'arte dello stare assieme. Le giornate della sostenibilità sono un evento annuale che vuole informare, ispirare, stimolare la discussione, oltre che portare cambiamenti. Cambiamenti verso una vita ed un'economia più sostenibile, per una maggiore cooperazione, maggiore responsabilità ecologica e sociale. Per i promotori, l'Istituto Terra Institute e il Centro Convegni di Novacella, è importante coinvolgere tutti. Uomini e donne, imprenditori e dipendenti, giovani ed anziani. Questo avviene attraverso una serie di programmi collaterali appassionanti che si svolgono in aggiunta al Congresso per l'Economia e i seminari di approfondimento per la divulgazione di un movimento sostenibile. Le giornate della sostenibilità hanno il loro inizio nel 2011, già in febbraio, con l'iniziativa Plan for the Planet. I bambini sono stati istruiti ad essere ambasciatori del clima. Erano più di 80 che in futuro insegneranno ad altri bambini la salvaguardia del clima. Dall'inizio dell'anno abbiamo raccolto ricette regionali, stagionali e sostenibili. Tutti i cittadini sono stati invitati ad inviarci le loro ricette. Quasi 100 sono stati scelti per un libro di cucina sostenibile. All'inizio di maggio è stata installata in Piazza Duomo una mostra intitolata Fa qualcosa, in collaborazione con Greenpeace Magazine. Ognuno può apprendere suggerimenti per i semplici gesti quotidiani sostenibili. Un suggerimento: cercare di rinunciare il più possibile all'automobile e di salire sulla bicicletta, è stato messo in atto una settimana prima del congresso durante una giornata in bici lungo l'Isarco. Nonostante il brutto tempo, tanti hanno partecipato a questo evento. Il 19 maggio le giornate della sostenibilità Think More About sono state ufficialmente inaugurate al forum di Bressanone. Con i loro saluti sono stati presenti i sindaci di Bressanone e Farna, il consigliere per l'ambiente ed energia della provincia di Bolzano, Michlein, come tanti altri ospiti d'onore. Il premio Nobel alternativo e fondatore della Sekem Foundation, professor Ibrahim Aboulaish, ha introdotto con la sua keynote Sostenibilità e l'arte dello stare assieme. La successiva tavola rotonda con esperti internazionali e partecipanti dal pubblico ha dimostrato quanto appassionanti i prossimi giorni sarebbero stati. Circa 300 persone si sono ispirate a 15 relatori da tutto il mondo durante le giornate del congresso. Sono stati presentati modelli visionari, best practice, risultati di ricerca ed approcci per una gestione aziendale sostenibile. Wenn wir gut fortwurden, dann kann uns auch immer gut. Nur wenn wir das nicht sorgen und gesagt ist schon getan und in der schnelllebigen Zeit von Facebook und wie das ganze Ding heißt, ja toll, da werden ja Sachen vereinbart, wo ich mir denke, boah, die Welt ist ja schon fünfmal gerettet, nicht nur einmal. Aber es ist nicht getan. Ja, so oberflächlich. Zack, 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 servus, Christi, und wir sind mal wieder zurück. Meine Erfahrung, je länger ich mit diesem Modell arbeite, egal ob es jetzt darum geht, unsere Gemeinschaft zu strukturieren oder unsere Stiftungsarbeit zu strukturieren oder egal was, ob es ein Dialog mit meinen Kindern ist, es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Was es braucht, ist Geduld, jeden sein Stückchen hinlegen lassen
und es gibt sich immer ein Bild. Und dieses Bild, was sich da ergibt, ist anders als jedes einzelne Puzzlestück. Durante le pause vi era tanto spazio per gli incontri personali con gli esperti. Sono nati reti di cooperazione. Molto è ancora in fase di sviluppo. L'ultima parola al congresso Think More About l'hanno avuta i bambini. Questi hanno trasmesso il loro desiderio verso un agire globale sempre più responsabile. Stop talking, start planting. Il giorno dopo, il terzo, quasi 100 persone hanno avuto l'opportunità di approfondire temi in diversi seminari specifici. Contemporaneamente, gli insegnanti della scuola alberghiera Emma Heldensteiner si sono dedicati a preparare le ricette sostenibili in Piazza Duomo di Bressanone. Hanno cucinato come ai tempi della nonna con un forno a legna. La Merana Group ci ha supportati artisticamente e ha trovato entusiasmo con una tavola decisamente unica. In collaborazione con il Terra Eco Fashion Store, i giovani di Operation Daywork hanno improvvisato nei vicoli di Bressanone un teatro di strada dal tema moda prodotta in modo fair e sostenibile. Alcuni passanti si sono fermati pieni di meraviglia. Als gar keine Probleme. Ich mache ganz natürlich die Augen. So. Geiz ist geil. Geil ist geil. Geiz ist geil. Geiz, geil. Deins oder meins? Eins oder keins? Schönheit muss leiden. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Davonlaufen bringt doch nichts. Und 13 Cent am Tag sind doch nicht schlecht. Durante le serate sono stati proiettati dei cortometraggi pluripremiati in piazza dell'Abbazia di Novacella con la presenza dei registi. La ditta Helios ha presentato in anteprima il loro film su Hans Klauber, il pioniere dell'ecologia e sostenibilità in Alto Adige. La Santa Messa, la Domenica e il successivo simposio Be the Change hanno introdotto la conclusione delle giornate della sostenibilità Think More About 2011. Think More About è un evento particolare, segnato da apertura, scambio, affettuosità e il desiderio di cambiare e di vedere il futuro sostenibile con coraggio. Siamo felici che i partecipanti erano numerosi e siamo felici che vi sarà un seguito. Wenn man weiß, dann hat man zu sagen. Und wenn man sagt, hat man umzusetzen. Und wir wissen heute, dass unsere Welt verwundet ist. Das Öl geht zur Neige, die Weltmeere sind verschmutzt, Gletscher und Polarkappen schmelzen, das Klima wird immer wärmer und die Armut in den Schwellenländern steigt. Alleine kann da niemand was tun. Und doch ist jeder Einzelne gebraucht und gefordert. Es ist mir wirklich eine große Freude, dass ich jetzt nach so vielen Jahren wieder nach Südtirol komme und erfuhr, wie nachhaltig Südtirol ist, im Fall Energiebereich. Was soll ich eigentlich hier in Südtirol machen? Man kann doch nicht Euro nach Athen fahren. 2012 le giornate della sostenibilità si terranno dal 10 al 13 maggio a Bressanone. Partecipa anche tu e prenditi la tua ispirazione e il tuo entusiasmo per dare al mondo novità, bellezza e benessere. Fino a lì vogliamo mettere in atto concretamente diversi impulsi. Diversi contenuti del congresso del 2011 saranno pubblicati. Sta avendo inizio un corso universitario intitolato Etica e sostenibilità. Il Terra Institute, assieme ad imprenditori e dirigenti, metterà in atto i bilanci solidali. In tante scuole saranno discussi i contenuti delle giornate della sostenibilità e messe in pratica. Si sta lavorando ad una nuova materia scolastica intitolata Responsabilità. Diversi simposi si terranno continuamente per giovani ed adulti ingaggiati. Questo e molto di più accade. Anche le tue idee
la tua collaborazione per le prossime giornate della sostenibilità troveranno ascolto al Centro Convegni di Novacella e al Terra Institute. Fatti vivo e partecipa. Vogliamo ringraziare tutti i partecipanti e tutti gli sponsor, i promotori e sostenitori che hanno reso possibile Think More About. Ci rivediamo al più tardi in maggio 2012.